È un uomo che si accontenta, no? Tutti che vogliono fare carriera, sì, vogliono avere successo, invece lui no, lui si ferma. Oh. E ci racconterà la sua esperienza. Ma ora non fate su una piazza! Di essere chiamato in causa subito. Mi presento, mi chiamo Maurizio Lombardoni, sono uno che nella vita, insomma, di trasmissioni ne ha fatte tante, fare il Corriere della Sera sullo Zerbino, lasciato da Ore 7, piuttosto che aggiungere 3 zeri alla portata massima dell'ascensore. Dice... scrivere sempre in ascensore, viva la figa. Disegnare anche un membro maschile. Una volta in curva, quando andavo allo stadio, ho anche intonato il coro o il lele o il lala, faccela vedere, faccela toccare, nonostante io sia poi ultra possessivo e non avrei mai tollerato una condivisione del genere. Da quando ho iniziato... Da quando ho iniziato a lavorare però sono cambiato, sono diventato una persona più seria. La mattina mi alzo presto, sono contento di andare in bagno, anche perché se non ci andassi mi gonfio come una zampogna. Quando sono lì in bagno seduto sulla tazza, sono contento di riservare il mio primo pensiero al mio capo. Sono contento, pensate, la mattina di prendere il tram per andare in ufficio e incontrare delle persone signorili, come quello che ho incontrato ieri, che mi ha chiesto: scusa capo, questa ferma in uomo? Scusa, capo, ma ci conosciamo? Ma mi dia del lei, cazzo. E poi cosa fa? Non si informa prima di prendere i mezzi? Li prende a cazzo? Oppure è un fatalista che spera prima o poi di incontrare la sua fermata? Mi piace... arrivare in ufficio, salutare i colleghi, andare con loro alla macchinetta, bere un mocaccino, spallare... e sparlare del capo, poi entrare nel suo ufficio e raccontargli chi ha detto cosa. Io sono innamorato anche fisicamente del mio posto di lavoro, un open space di 20 metri quadri in cui siamo stipati in 23, dove alle 11:30 di mattina c'è un odore di uomo che neanche in un ranch, e quando penso al ranch mi viene in mente J.R. e le sofferenze che può aver provato per la sua relazione fallimentare con quell'alcolizzata di Sue Ellen, che peraltro ho sempre pensato lo tradisse con Bobby. Poi però arriva il venerdì, e quindi il weekend che si avvicina. Sono contento ogni domenica di andare a fare un picnic con la mia compagna e i suoi genitori. Noi oltre ai panini portiamo anche i fiori, loro ci guardano con discrezione e aspetta. Alle 14 li salutiamo perché ci sono più. Sono contento, pensate, di telefonare ai colleghi e sentirmi rispondere: sono un attimino impegnato, ci aggiorniamo più tardi. L'ultima volta, tra l'altro ieri, anche il mio idraulico mi ha detto: Vasini, non posso parlarle perché sono in un meeting. Un meeting, il mio idraulico. Ma che cazzo stava riparando? I cessi del CERN di Ginevra. Domenica sera viene il momento però di salutare il mio amore, però poterla svegliare lunedì mattina, sfiorarle le labbra con un bacio, guardarla mentre si veste, accompagnarla alla porta prima che vada a lavorare e darle 100 euro per la splendida serata trascorsa insieme. Buonasera.